Lioni è tra i pochi comuni, grandi comuni della provincia di Avellino, Covid free. Abbiamo deciso dunque di puntare i riflettori su questo paese per capire come mai le cose, grazie a Dio, siano andate così bene. Abbiamo ascoltato un po' di cittadini, abbiamo ascoltato il sindaco ed il comandante dei vigili urbani. C'è stata una sinergia con tutte le forze dell'ordine, con le associazioni di volontariato per i controlli e adesso già si pensa alla fase 2. Essendo il paese grande, hanno preventivamente gestito la situazione. Sicuramente la paura c'è stata da parte nostra. Dal primo giorno in cui abbiamo dettato le regole noi esercenti che potevamo stare aperte, ci siamo accorti che il cliente già sapeva le regole. Io esco in media una volta ogni 4 giorni, ma per il resto resto a casa. Credo che la gente, dopo circa 50 giorni di segregazione e con l'arrivo anche del bel tempo, cercherà di sfuggire a quelle che sono le regole che secondo me andrebbero ancora rispettate. L'auspicio è che si continui a rispettare le regole pensando non solo a oggi ma anche al domani, perché una ripresa della pandemia è dietro la porta. Devo dire innanzitutto sicuramente non c'è un merito del sindaco o dell'amministrazione comunale. C'è sicuramente un atteggiamento responsabile da parte dei cittadini e soprattutto c'è un lavoro fatto con particolare forza e impegno da parte delle forze dell'ordine. Io sono convinto che tutti i sindaci e tutte le amministrazioni dell'Alta Irpinia stanno facendo un lavoro eccezionale. Io non voglio dire e distinguere i comuni in base alla fortuna, però un pizzico di fortuna al momento c'è. Bisogna ripensare, diciamo, a un modello di paese, perché fin quando non ci sarà una cura noi dobbiamo continuare a cambiare i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini. Noi stiamo studiando un piano per le attività commerciali e artigianali, abbiamo fatto una proposta come comune appartenente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani al governo, l'abbattimento per esempio totale della tassa di occupazione sul suolo pubblico. Bar, ristoranti, pizzerie sono attività commerciali che risultano più penalizzate rispetto agli altri. Stiamo valutando un abbattimento della Tari. Naturalmente tutto è funzionale alle risposte che avremo dal governo. Diciamo che la nostra fortuna è sicuramente legata ad un ambiente salubro, ma sicuramente ci sono stati altri elementi da considerare. Lione è un paese aperto, cioè è difficilmente controllabile. La gente viene da noi non per ragioni turistiche, ma viene da noi perché ci sono negozi e tutto quanto. E abbiamo una rete commerciale diversa da tutti gli altri comuni. Questa cosa che cosa ci ha creato? Ha creato praticamente la preoccupazione, in base alle varie normative che c'erano, sulla possibilità che persone provenienti da comuni che purtroppo non avevano la fortuna di avere contagi zero potessero anche involontariamente infettare la popolazione. Il sindaco ha avuto il coraggio di andare anche in rotta di collisione con le istituzioni dello Stato e anche con la Regione e abbiamo dovuto adottare dei provvedimenti molto più restrittivi e oggi credo che questa responsabilità sia alla base anche del successo. Oggi non sappiamo più quale DPCM, quale ordinanza applicare, nel senso che ce ne sono tante di più con una velocità incredibile. Il sindaco ha immaginato giovedì di organizzare un webinar proprio aperto al mondo delle imprese e al mondo del commercio. Con il collega dell'Arma ci siamo incontrati H24 sul nostro territorio. Sarò stato una delle prime persone a aver subito una quarantena. Quindi io ho vissuto personalmente sulle mie spalle che cosa significa essere isolato in un'abitazione. Purtroppo all'inizio c'era anche molta ignoranza, perché ti guardano come l'untore. Grazie a Dio, nel mio caso, fatta le successive fasi di controllo, tampone negativo. I primi nostri concittadini che hanno subito la quarantena fiduciaria, ma che stavano chiusi, noi li abbiamo vissuti, io personalmente li ho vissuti stando con loro molto vicino. Le loro preoccupazioni erano quelle di non fare la spesa, di non poter uscire, di fare delle faccende.
grazie all'intervento dell'amministrazione, ma soprattutto delle associazioni di volontariato, siamo stati molto vicini, perché so che cosa significa stare in casa e non avere i fiammiferi per accendere praticamente il gas della cucina. La popolazione di Rioni, e questo è il vero segreto, ha risposto benissimo, sapendo di vivere un comune aperto, si è chiusa nelle proprie abitazioni. Abbiamo elevato, solo come Polizia Municipale, 9 verbali amministrativi e 5 notizie di reato a carico di persone che praticamente avevano infranto le regole del Covid. Ma la cosa che a me ha fatto molto, ma molto piacere, questa attività è stata accompagnata da una sensibilità particolare delle persone di Rioni, che non ci hanno permesso di elevare nei loro confronti nessun verbale.